importante partire col piede giusto. Sì, certamente dovevamo vincere, nessun altro risultato era per noi interessante. Siamo partiti bene, poi un po' troppo contratti, non siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco. Nel secondo tempo, anche col cambio di difesa, siamo stati più aggressivi, siamo stati un po' più veloci in attacco, ci siamo creati le situazioni e siamo riusciti a concludere. Per ora va bene così, dobbiamo sicuramente ancora migliorare perché in Georgia ci aspetta una partita ancora più difficile. Hai avuto risposte certamente positive, a giudicare anche dall'impiego, dai minuti in campo in cui hai impiegato i Balli, ma anche i ragazzi che hanno sostituito Pasquale Maione. Ecco, che risposta hai avuto da questi volti nuovi o comunque dai più giovani in rosa? Ardian ha dimostrato le sue doti tecniche e anche fisiche, molto agile, molto veloce contro squadre un tantino più lente. Sicuramente è lui il giocatore che assieme a Dejan può fare questo gioco. Speriamo che possa ancora migliorare, è sicuramente un innesto molto importante per questa nazionale. Il 6 domenica si gioca in Georgia, che partita ci aspetta? Come ho detto, è una partita difficilissima, a casa nelle partite che ho visto loro sono molto motivati, però noi abbiamo più giocatori e se noi riusciamo a rimanere in partita e a tenere un certo ritmo, sono sicuro che alla fine noi possiamo fare la differenza. Sicuramente, abbiamo preparato la partita in questi giorni, all'inizio è stato un po' più difficile del previsto, però abbiamo giocato bene in difesa, nei momenti importanti abbiamo fatto gol, abbiamo preso subito un distacco di 4 e abbiamo cercato di mantenere lo stesso distacco. Adesso bisogna andare in Georgia a giocarcela, lì il pubblico è caloroso, sicuramente saranno gasati e ci proveranno. L'emozione dell'esordio in nazionale? È un'emozione bella perché... da cantare l'inno, che non mi è mai successo, a debuttare nel campo e a segnare, poi è stato bello proprio, non me lo immaginavo perché non, è proprio la mia prima volta, la prima volta non si scorda mai. Adesso, come dicevi, c'è la partita in Georgia, con che spirito andiamo in casa loro? Ma sicuramente 7 gol sono di distacco, sono buoni, però non ci dobbiamo deconcentrare, cercare di giocare bene anche per la prossima partita contro il Lussemburgo e dobbiamo cercare anche di migliorarci perché sono visti qualche errore e dobbiamo migliorare in quelli per andare a giocare contro il Lussemburgo, che è un'altra partita tosta.